adorando questo periodo? Benissimo, benissimo. Sto adorando questo periodo perché mi sto divertendo tantissimo, specialmente per questa avventura di Tale e Quale Show. Sto veramente vivendo al meglio tutto quello che mi sta succedendo e lo affronto giorno dopo giorno con il sorriso e con la voglia di migliorarmi, di crescere, anche grazie, insomma, alla fortuna che ho di poter stare in questo cast con queste persone che hanno fatto anche la storia della nostra musica italiana e della nostra televisione, quindi sto crescendo. Beh, sta andando tanto. Bene, diciamo, anche la prima puntata l'hai vinta con Tiziano Ferro, rivediamo quel filmato, quel momento. Solo che pensavo a quanto inutile far neticare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na. Vince questa prima puntata della 13ª edizione Luca Gaudiano, Tiziano Ferro. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. And then my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Sei un tipo competitivo? A guardarti così non sembrerebbe. Assolutamente no, non sono mai stato competitivo nella mia vita, nel senso che questo è anche un pochettino un difetto secondo me, nel senso che mi è sempre mancata quella sana voglia di competere forse, ma credo che questa cosa sia sempre stata dettata dalla mia sensibilità, mi viene da pensare, no? Non ho mai avuto la necessità di competere perché nell'affrontare le cose mi sono sempre un po' estraniato durante le esperienze della mia vita e ho sempre cercato di affrontare tutto guardandomi bene intorno, cercando di godere di ogni secondo di quello che stavo vivendo. E quindi il pensiero della competizione non mi ha mai sfiorato. Si capisce, probabilmente perché appunto la tua storia parla per te, ok? Sì. Peraltro, durante una delle ultime puntate, insomma, l'ultima puntata di Tale e Quale, ti sei anche aperto, hai raccontato qualcosa in più di te, è stata fatta quasi una sorta di confessione quando eri faccia a faccia con Carlo Conti. Rimandiamo in onda quel momento. Con gli Scavaldi si va a toccare veramente uno strato di sensibilità che non credevo di dover tirare fuori in un percorso come questo di Tale e Quale. Io ho dovuto fare i conti con chi mi vedeva diverso, magari per essere più sensibile, semplicemente più sensibile o semplicemente con qualche chilo di troppo, anche tanti magari. E spesso mi sono sentito ferito dagli atteggiamenti degli altri e spesso ho cercato nella musica il rifugio da questa cosa qui. A quale momento della tua vita ti riferivi nel filmato? Beh, diciamo che in questo caso specifico mi riferivo a quanto io sentissi mia la canzone che sarei andato ad interpretare, perché nel corso della vita mi sono trovato, a causa delle difficoltà nel rapporto con il mio corpo, a dover fronteggiare comunque la vita in modo diverso rispetto agli altri bambini, rispetto agli altri adolescenti della mia età, perché comunque durante il corso dell'infanzia, dell'adolescenza, esteticamente mi vedevo diverso rispetto agli altri, proprio perché ero entrato in questo loop del chilo di troppo, dell'essere un po' in sovrappeso per quella che era la mia età, insomma. Quindi, ed è una cosa che mi sono sempre portato dietro. Tutt'oggi faccio fatica a guardarmi serenamente allo specchio, ma ho una consapevolezza diversa che è subentrata anche con la crescita del vedere al di là dell'immagine che vedo nello specchio.
adesso in questo momento ho capito crescendo che ci sono tantissime cose dentro di noi che ci raccontano molto di più di noi stessi rispetto invece semplicemente all'immagine, che probabilmente è solo una cosa superficiale e passeggera. Uno dei tuoi traguardi è stato sicuramente il palco dell'Ariston, dove peraltro hai vinto nella sezione giovani. Sì. Ti vediamo vincitore. Fiora il dolore, il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato coi mulini a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Gaudiano è il vincitore delle nuove proposte. Se mi guardo allo specchio di te. Hai vinto con una canzone, Polvere da sparo, che in realtà raccontava un grande dolore. Sì, nel 2019 ho perso papà a causa di una patologia che riguarda il sistema nervoso, che poi è diventata sempre più grave nel corso degli anni e che per una serie di conseguenze, insomma, ha portato noi a perderlo, insomma, a lui, a non esserci più nelle nostre vite, ad essere, continuare ad essere la colonna portante insieme a mia mamma della nostra famiglia, di tutto quello che ha sempre rappresentato per noi. Quindi è stato un periodo probabilmente forse il più buio della mia vita e della vita della mia famiglia, ma in qualche modo qualcosa è scattato. Io dico sempre che Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere, nel senso che nonostante mi abbia portato così tanta fortuna, così tante cose belle nella vita, tantissime emozioni, l'emozione del teatro Ariston, io ancora oggi preferirei non averla mai scritta. Certo. Perché avrei preferito non avere la motivazione per doverla scrivere. E così, dopo tutto quello che era successo in quel periodo, dentro di me è nata quell'esigenza di scrivere questa canzone, che è scaturita poi alla fine da una domanda. Peraltro tu passavi tutto il giorno con tuo padre, cioè lo accudivi. Sì. Tu, eri sempre tu ad assisterlo e volevi farti tu carico di questa cosa. È stato un tuo modo anche per salutarlo, portare questa canzone al Festival di Sanremo, e credo che poi il trionfo di quella canzone sia stato un coronamento di un momento della tua vita. Dopo Sanremo cosa è successo? Dopo Sanremo, chiaramente Sanremo accende su di te dei riflettori importanti. Poi questi riflettori si sono spenti, perché chiaramente la mia vittoria è arrivata in un periodo per lo spettacolo, per la musica, per chi fa il nostro lavoro, di stop, in quanto stavamo attraversando ancora lo strascico di tutto quello che è significato il Covid, quindi le hall, i palazzetti, le venue dove fare i concerti erano ancora off limits e non si poteva andare in studio a registrare il disco, e di conseguenza tutta questa serie di cose ha fatto sì che il percorso prendesse un arresto sotto un punto di vista mediatico, di comunicazione, dello stare sul pezzo con il progetto. Però si sono spalancate le porte dei musical. Assolutamente sì. Il musical, il teatro, è stata la mia prima passione, la prima cosa che mi ha fatto capire che io avrei voluto fare questo nella vita. Quando ho messo per la prima volta piede su un palcoscenico di un teatro della mia città, io ho detto ok, questa è la mia vita, e da lì è cambiato tutto. E dopo Sanremo, sì, si è fermato un attimo il percorso discografico, però sono cominciate tantissime cose belle. Quindi un'altra ruota che girava e che non avevi previsto, sul quale sei salito con grande successo. Tra l'altro Once è tratto dal film di grande successo, molto bello, pieno di canzoni, anche pieno di poesia, di romanticismo, e proprio lì hai incontrato l'amore. Esatto, sì, perché quando abbiamo iniziato l'allestimento di questo spettacolo, per cui io vado pazzo,
perché parla della storia di un cantautore che non credeva abbastanza nelle proprie canzoni, no? E poi incontra questa ragazza per strada che gli dice: ehi, ma tu suoni per strada, ma sei bravissimo, dovresti credere di più in te stesso. E quando è successo questo, contemporaneamente, nel vivere la storia da protagonisti, è successo lo stesso anche nelle nostre vite reali. Quindi quando ho conosciuto Jessica, la protagonista di Once, una volta nella vita, è successo qualcosa fra di noi, è scattato qualcosa, probabilmente a prescindere da quello che stavamo forse facendo. Forse mi viene da dire che sei salito sulla ruota giusta. Anche a me mi viene da pensare questo. Voglio farti leggere una frase, sì. L'abbiamo proprio anche messa in grafica, è questa. Secondo te chi può averla detta? La mia felicità passa attraverso la sua felicità. E ti riguarda, questa frase. Chi può averla detta? Oddio. probabilmente qualcuno che mi ama tantissimo. Mm-mm, sì, proprio così. Vieni con me. Ok. Andiamo, Luca. Noi abbiamo la nostra stellina sulla quale posizionarci. Per metterci davanti alla ruota, rimani alla destra. Ok. E apriamo la ruota e scopriamo chi c'è. Vai, Elisabetta. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mi ha fatto una sorpresa. Rimanga pure, non voglio interrompervi. La mamma arriva direttamente da Foggia, quindi tu non potevi sapere che lei oggi sarebbe stata qui. Non me l'aspettavo assolutamente. Che percorso ha fatto suo figlio? Che percorso sta facendo? Lui sta facendo un percorso che è tutto suo, perché Luca è nato libero, per cui il mio compito è stato soltanto quello di accompagnarlo in questo amore per la vita. Io so che deve dirgli qualcosa, quindi vi lascio la ruota tutta per voi. Luca, avrei preferito dirtelo in camera tua o a casa in soggiorno, però mi è stata data questa bellissima occasione. È ormai un po' di tempo che noi ci sentiamo poco, perché non abbiamo forse neanche bisogno di sentirci, perché siamo sempre a contatto con l'anima. Però io oggi sento innanzitutto di volerti ringraziare per tutta la luce che anche inconsapevolmente hai dato alla tua famiglia, a tuo padre, a me, a noi tutti. È inutile dirti che sei il mio orgoglio, non quando sono la tua fan, quando ti vedo non riesco a vedere nessuno che sia meglio di te, però voglio dire, obiettivamente sei bravo, per cui questo io ripeto e ti voglio dire, la mia felicità passa attraverso la tua felicità. Cerca di volerti bene, perché ti conosco e so che stai sempre un passo indietro rispetto alla vita. In bocca al lupo per tutti. Luca, ma perché chiami sempre tua madre di notte? Cioè, perché queste videotelefonate notturne? Perché la mia vita è fatta di orari particolari e quindi, siccome so che lei sta sveglia fino a tardi, allora mi piace sentirla quando torno a casa, subito prima di addormentarmi, mi fa sentire un pochino connesso con tutto quello da cui sono partito. Perché quando ho iniziato questo percorso ho lasciato casa e torno veramente poco giù a casa, sto veramente poco con la mia famiglia, quindi una videochiamata la sera è l'unico modo che ho
per sentirmi vicino alle persone che amo e così come sento lei, sento anche mio fratello, mia sorella, insomma, siamo tutti di notte. Insieme. Non ti darò il mio numero di telefono. Grazie per essere stato qui. In bocca al lupo per tale e quale e per la prossima puntata. Grazie signora Rosa. Grazie a voi.